Oltre 4.000 chilometri in più di corse e 34 nuovi autobus in arrivo alla TUA. Così la società del trasporto unico abruzzese si prepara al rientro degli studenti in classe al 100% da lunedì 26 aprile con il probabile passaggio in zona gialla dell'Abruzzo. Il legame indissolubile tra scuola e trasporti torna dunque ad essere al centro dell'attenzione, ma per il presidente della TUA, Gianfranco Giuliante, si tratta semplicemente di rispolverare il piano messo a punto già in passato. Noi stiamo facendo tutto quanto quello che è previsto da un piano già preordinato attraverso incontri che ci sono stati in prefettura, che hanno visto coinvolti naturalmente sia il settore trasporti sia le scuole, e abbiamo in occasione della riapertura del 26 attivato tutta una mole importante di nuovi soggetti che parteciperanno alla gestione del trasporto pubblico locale. Sono stati aggiunte 1.300 chilometri in più che la TUA assorbe in proprio anche con nuovi mezzi, e a questo va aggiunto altri 3.000 chilometri che fanno riferimento ai vettori privati che si moduleranno con noi per affrontare il problema della riapertura con orari differenziati in due turni circa l'entrata e circa l'uscita. Il parco mezzi di TUA sarà anche ampliato? Dal 26 avremo 10 autobus in più nuovi e entro il mese di maggio la flotta avrà complessivamente 34 autobus che sono stati ordinati e che ci verranno consegnati nei termini. Per il 26 10 già sono pronti. In regione quali sono le zone che dovranno essere maggiormente attenzionate? È evidente che nei maggiori centri, quelli metropolitani, dove c'è un maggior numero di alunni che andranno a scuola, ci dovrà essere il massimo dell'attenzione, cosa che stiamo facendo. Per quello che ci riguarda, diciamo che le simulazioni del passato ci hanno dato importanti punti di riferimento, ma noi siamo abituati a lavorare anche con aggiustamenti in corsa. Se dovessimo verificare che in alcune zone ci sono problemi particolari, noi abbiamo pronti dei bis che naturalmente interverranno nelle singole situazioni.